una differenza di fondo fra astrazione ed astrattezza. Astrazione significa prendere in considerazione il reale fenomenico, così come si presenta ai nostri occhi, ed astrarne, cioè abstraire da esso le forme e le idee che lo caratterizzano e lo sostanziano. Astrattezza è altra cosa invece. Astrattezza significa perdere di vista la realtà e pensare che ciò che si immagina abbia o possa avere una sua consistenza. Se ci muoviamo sul terreno della astrazione, osserveremo che da sempre, dalla preistoria, dai tempi dell'età neolitica, l'uomo ha inteso muoversi sulla via della astrazione addirittura con finalità, con intenti, con scopi di ordine pratico. E lungo questa strada che si è sviluppata nel corso dei secoli, l'astrazione ha di volta in volta fornito risposte significative e decisive per la vita degli uomini. Il processo astrattivo, quindi, dalla notte dei tempi, possiamo dire, giunge fino a noi. Ma nel Novecento, già dai primi del Novecento, assume un volto particolare. E tant'è che si configura come una corrente astrattista, entrando a far parte dei vari ismi del Novecento. Ma anche all'interno di queste logiche astrattiste dobbiamo tener conto di due componenti. Una componente astratto-geometrica ed una componente propriamente lirica. Semplificando, potremmo dire Mondrian da una parte e dall'altra parte tutto quello che è propriamente appartenente all'astrattismo lirico. Pensiamo Kandinsky, per esempio. Io credo che il senso vero dell'astrattismo debba essere considerato quello geometrico, per una ragione molto semplice. Non che non sia importante e significativo anche l'aspetto lirico, ma mentre l'aspetto lirico si rivolge alla disamina di quelli che sono gli aspetti emotivi, psicologici propri della coscienza individuale, invece l'astrattismo geometrico provvede a farsi in qualche misura opportunità rivelativa del mondo, strumento di conoscenza del mondo attraverso la logica geometrica ed attraverso la rappresentazione delle cose, subspecie geometrica, quindi una rappresentazione delle cose non restituita nella misura emulativa del reale, ma nella misura interpretativa del reale. Ora, sulla base di queste considerazioni,
di ordine e di carattere generale, è evidente che noi possiamo svolgere dei pensieri più profondi, e cioè muovere da un interrogativo di base. Quali sono gli elementi strutturali in ordine ai quali noi possiamo determinare una prospettiva di carattere geometrico? E se andiamo a scandagliare all'interno di questo problema, ci rendiamo conto che in fondo elementi strutturali si riducono ad uno solo, al punto. Il punto che cos'è? Ricordiamo un po' la definizione imparata sui banchi di scuola: è un ente geometrico che non ha dimensione. Quindi, in quanto tale, il punto non può esserci utile per la costruzione visivamente sperimentabile di un ordito significativo della interpretazione della natura subspecie geometrica. E allora dobbiamo cercare di mettere un po' insieme questi punti. Intanto osserviamo che cosa è stato fatto. Altri movimenti, intendo dire, astratto geometrici, hanno costruito poligoni, hanno immaginato di poter muovere dei solidi geometrici all'interno dello spazio, hanno immaginato che si potesse dar corpo ad una visione illusiva della realtà, ma forse bastava essere in qualche misura più semplici e più umili e osservare se non fosse il caso di partire proprio dal punto come elemento minimale, associando fra loro un punto con un altro punto e scoprendo che essi sono sufficienti per determinare la possibilità di stendere fra di loro una retta, di stendere fra di loro una linea che può costituire invece l'elemento di fondo, l'elemento strutturale primario di tutte le cose. Ed allora un gruppo di artisti italiani decide ad un certo punto di partire esattamente di qui, dal punto più un altro punto, cioè dalla linea, e prendere proprio questa linea come momento d'avvio per la costruzione di che cosa? Per la costruzione di tutto. Una costruzione che non vuole essere la costruzione di una immagine figurativa, ma una costruzione che vuole essere una chiave interpretativa del reale, muovendo appunto dalla linea, cioè muovendo da una dimensione strutturale primaria. Ecco perché astrattura. Astrattura è il nome che questo gruppo di artisti italiani si è dato. I nomi di questi artisti: Romualdo Stiano, Carlo Palermo, Francesco Gallo, Lauro Lessio, Michele Marzo e Domenico Fatigati. Io stesso
che non svolgo una attività direttamente creativa, ma ho il compito in qualche misura di favorire, direi quasi maieuticamente in qualche misura, lo sviluppo dell'attività di questo insieme, di questa raccolta di artisti, sono parte integrante del gruppo stesso. E ovviamente di questo stesso nome, di questo stesso appellativo di astrattura che il gruppo si è dato, si capisce la sintesi di pensiero che intende esprimere. È la struttura dell'astratto, astrattura. Non è direttamente dipendente da modalità strutturaliste, evidentemente, anche se non le rifiuta a prioristicamente, ma intende semplicemente additare l'astratto come struttura del reale e quindi la capacità astrattiva della mente come funzione primaria per la possibilità di riconoscere il reale stesso, con una avvertenza, che riconoscere il reale non significa limitarsi a descriverlo, ma conoscere qualcosa significa crearla, la conoscenza delle cose come creazione delle cose stesse. Una conoscenza quindi che nella sua attività di pensiero si fa contemporaneamente anche motivo di produzione delle cose. Un tempo la filosofia diceva, negli anni del Medioevo, che l'essere delle cose e il loro essere conosciute da Dio. Oggi, in una prospettiva laica, in una dimensione razionalistica, recuperando questa prospettiva che lega la conoscenza delle cose all'essere delle cose, noi riteniamo che la dimensione creativa dell'artista, in quanto espressione estetica, dove estetica non significa scienza del bello, ma significa piuttosto interpretazione delle cose, conoscenza delle cose, accostamento alle cose, beh, in questa prospettiva è evidente che l'arte diventa opportunità per il soggetto umano di dar vita ad una conoscenza attiva, cioè ad una conoscenza che è capace non solo di descrivere, ma soprattutto di creare le cose, di dar corpo alle cose. Questo è un po' il senso e questa è la finalità con la quale astrattura nasce. Non nasce quindi né in continuità né in opposizione ad altri gruppi o ad altre prospettive di carattere astratto geometriche. Anzi, astrattura ritiene che tutto il portato dell'astrattismo geometrico abbia, dai tempi di Malevich fino ad oggi, un suo senso. E astrattura lo fa in qualche misura tutto suo questo percorso, nulla denegandone, nulla di nulla appropriandosi,
ma valutando tutto questo patrimonio di un passato appena pregresso come l'orizzonte sul quale andare a osservare, direi di più, andare addirittura a spalmare l'azione di che cosa? L'azione della linea, di questa linea che è l'elemento producente e la fattrice, potremmo dire, di qualsiasi cosa. Non potremmo avere alcunché se non ci fosse la linea. A struttura intende questo. Intende mettere a fuoco il significato, il valore, l'importanza decisiva della linea ed intorno alla linea costruire la possibilità di una conoscenza delle cose, ma lo ripeto ancora, una conoscenza attiva delle cose, una conoscenza cioè che legittima l'essenza e l'esistenza stessa delle cose.